Sono il piccolo Ruby e oggi in questo video voglio comunicarvi che parteciperò alla Summer Challenge ideata da Wiz Charlie, che è un blog che parla ovviamente di libri, recensioni libri. È veramente molto bello come blog, al confronto sembra proprio una roba buttata lì così, fa schifo il confronto alla bellezza di questo blog. Si compone di 10 obiettivi, ogni obiettivo corrisponde alla lettura di un libro e poi vi lascerò sotto, vabbè, il link del blog, il link della pagina Facebook e di quanti ce n'è. La challenge incomincia il 15 di giugno e finisce il 31 agosto e bisogna riuscire nei 10 obiettivi. Incominciamo subito. Allora, il primo obiettivo è una copertina che ricorda l'estate. Vabbè, il libro doveva ricordare qualcosa che era inerente all'estate, dalla copertina, alla trama, eccetera. E io ho scelto Stile Alice. Allora, perché praticamente c'è la tizia in copertina e dietro c'è il mare. E quindi ho deciso di scegliere quella. Ma non ho qui non ho qui al momento da mostrarvi, vi lascerò sotto la copertina. Secondo obiettivo, un libro che fa parte della tua comfort zone, posto in cui ti senti a tuo agio. Io ho scelto ovviamente Cime Tempestose perché è come se fosse casa mia, io ritorno per la quarta volta. L'ho letto 3 volte questo libro e questa sarà come ritornarci una quarta volta. È eccezionale. Però non leggerò questa perché è copertina rigida, ho la versione con la Mondadori con la copertina morbida. Comunque il senso del libro è sempre questo. Domanda 3. Libro con un personaggio maschile, protagonista maschile, io ho scelto Percy Jackson. Allora, io adesso sto leggendo Il mare dei mostri, poi ci sarà questo, e quindi poi penso di smettere di leggere altro, e poi dal 15 leggerò i due rimanenti, che sono La battaglia del labirinto e lo scontro finale. Io ho preso questo in rappresentanza. È una saga veramente bellissima, mi sta prendendo veramente tanto, e poi ve ne parlerò approfonditamente. Domanda 4. Libro facente parte di una saga. Io ho preso quella di Alexandra Adornetto, che non so se è italiana, perché la trama dell'autrice qui non c'è. No, non c'è la trama dell'autrice. È Rebel, eccolo qui, composto da 3 volumi. Gli altri 2 volumi li potete vedere qui. Sacrifice e Heaven, eccolo qui. Compone i 3 biomi, mi manca il terzo che comprerò a breve. Poi, quinto libro, un libro scelto da qualcun altro. John Green, Città di carta, vediamo com'è. Poi vi farò una specie di book haul delle opere di John Green e ve ne parlerò ampiamente. Andiamo avanti con il sesto punto, uno degli ultimi libri acquistati. Io ho scelto Sarah J. Maas, La corona di mezzanotte, che si compone di questo volume e del secondo che è Il trono di ghiaccio. Ecco, poi non so se la saga finisce qui oppure continuerà, quello non ve lo so dire. Però è fattibile leggerla adesso ed è fattibile poi che io comprerò il secondo volume e lo leggerò. Andiamo avanti. Poi il 7. Qualcosa di sinistro sta per accadere. Allora, qui c'era la scel di scegliere un libro che sia horror, no, che creava suspense, che poteva essere un giallo, un thriller. Però sinceramente a me quei libri lì non mi piacciono, io i gialli no, non li ingerisco, neanche i thriller. E ho scelto questo libro che ho visto in libreria e sì, anche lì è avvolto nel mistero perché il titolo è I segreti di Harper House. Scritto e Aper, e la copertina praticamente era: c'è una tizia di spalle, e nel suo sfondo c'è una villa. Poi vi lascerò la cosa qui sotto. Non ve l'ho da mostrare perché lo devo ancora acquistare, e sarà appunto una delle mie prossime acquisti. Quindi i segreti proprio ci sta a pennello perché è qualcosa di misterioso, di sinistro, eccetera. Perché a me i gialli io non li digerisco. Cioè, io ho provato a leggere Agatha Christie. C'è un cadavere in biblioteca, ma non l'ho digerito, non mi è piaciuto assolutamente, mi dispiace.
8, un libro che contenga il tuo colore preferito. Ovviamente io ho scelto red perché è il mio colore per il rosso, il mio colore preferito, come non poteva essere altrimenti. Se fate caso, io nella mia foto del coso sono in mano con una rosa rossa e una maglietta rossa, quindi è il mio colore preferito. Non obiettivo, un libro con un autore e autrice italiana. Io ho scelto Licia Troisi, Licia Troisi, I regni di Nashira, e anche questo è un io nella mia libreria ho tutte trilogie, quadrilogie, tutte saghe, e quindi leggerò e poi leggerò anche gli altri due volumi, ovviamente per completare. Quante pagine sono? 300? Sì, 400 pagine. Ecco qui. Domanda 10, ciao obiettivo 10, diceva un numero, un libro, una lettera, un libro, una lettera, no, un numero, una lettera, un libro. Allora, bisognava scegliere tra 1 e 26. Alla lettera corrisponde, al numero, scusate, corrisponde una lettera. E questa lettera doveva entrare nel titolo del libro. Allora, io ho scelto ovviamente il numero 8, perché è il mio numero preferito. E ovviamente 8 corrisponde A, B, C, D, E, F, G, H. La H. Sono andata a vedere nella mia libreria e il titolo è Half Bed di Sally Green, con questa copertina double flash. Che bella. Eccolo qui. Bene, questi sono i 10 obiettivi che io mi sono prefissato, questi sono i 10 libri della challenge. Sotto vi lascerò le domande, sotto vi lascerò il link del caso. Ci vedremo, vabbè, io penso che prima del mese, cioè prima del 15, io comunque farò un altro video e vi farò vedere, vi darò proprio inizia e poi ovviamente vi terrò aggiornato, ecco, ogni mese. Io poi fa la TBR io non la faccio più. Comunque a queste poi si aggiungeranno altre letture, per esempio, che ne so, il primo mese, perché io non vado, sinceramente a me non mi piace andare a punti, io seguo così, tanto li devo leggere tutti, è inutile andare punto per punto, posso anche andare sparpagliato, e ovviamente poi a questi libri poi ci saranno quelli del mese di giugno, mese di luglio, eccetera, eccetera. Bene. Io ho finito il video, noi ci vediamo prossimamente, se volete fare questa challenge a me farebbe molto piacere e vi do appuntamento la prossima volta, sempre qui sul canale del Piccolo Ruby.